Radio UCI Focus. Un saluto dalla redazione. Decreto controlli, cosa cambia per il super bonus. Da oggi è in vigore il decreto legge numero 157 del 2021 che introduce una serie di modifiche alla disciplina del super bonus 110% per evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi previsti dal decreto rilancio. In particolare viene esteso l'obbligo del visto di conformità attualmente previsto per la del credito, lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il superbonus venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta. È inoltre previsto un rafforzamento dei controlli preventivi. L'Agenzia delle Entrate potrà infatti sospendere fino a 30 giorni l'efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito su sconti in fattura inviate alla stessa agenzia, che presentano particolari profili di rischio. Le nuove norme prevedono che, se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione, sarà informato dell'esito del controllo. Al contrario, se i rischi non risultano confermati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Infine, il decreto legge numero 157 disciplina e razionalizza e potenzia l'attività di accertamento e di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda le detrazioni e le cessioni dei crediti per lavori edilizi e i contributi a fondo perduto. E da Giulia Cassone, la redazione è tutto, al prossimo aggiornamento. Radio UCI.